vostre mani! Come si fa la testa al turco? Bene, pochi passaggi per ottenere un dolce eccezionale. Latte intero, possibilmente fresco, zucchero, amido, uova e farina. Questi sono gli ingredienti importanti. Poi la cannella per ultimare il piatto, dei zuccherini colorati e del cioccolato. Questi sono gli ingredienti. Testa di moro, perché il moro viene decapitato durante una guerra. Quando facevo il cameriere li ho fatti combattere i mori con chiunque, con gli assiri, i babilonesi, con te, quattro minchiate. È una crema di latte sfoglia. La crema di latte durante il procedimento viene aromatizzata con la scorza e limone, e la sfoglia viene finemente tirata e leggermente fritta. Sopra, per ricordare il moro, mettiamo la cannella e gli zuccherini colorati chiamati diavolicchi, quindi quelle puntine si chiamano, queste, che indicavano la festa, nonché anche i colori dei mori, dei turchi. Ed era un dolce prettamente carnevalesco. Ora ormai è diventato usuale mangiarlo, però la cosa più bella è che io da piccolo mi ricordo che si faceva la gara con i fratelli per pulire la pentola, perché la cosa più buona, diciamo, della testa di turco era quando rimaneva la crema attaccata, diciamo che c'era la buccia del limone, allora tu dovevi andare a prendere la buccia del limone e la pulivi, era questa la cosa più bella, diciamo, ed era il dolce tipico di Castelbuono ed è rimasto nella tradizione. La ricotta alle nocce a Madonia, il basilisco, è come una pianta, la pianta somiglia al finocchio selvatico. Il fungo è nasce un fungo che si fa solo nelle alte Madonie qua, che si chiama il basilisco, un fungo pregiato che si è come la manna, a Castelbuono si fa la manna e il fungo basilisco. Allora gli animali che mangiano il foraggio nel periodo del basilisco, quando prima di fare il fungo, i pastori mandano gli animali in montagna a far mangiare il basilisco. E la ricotta l'abbiamo assaggiata ieri, porta il profumo buonissimo, l'abbiamo assaggiata ieri. Queste sono le alte qualità, a fare alta qualità sul vero senso della parola, proprio slow, senza avere premura. Quando panettone non ce n'è più, Nicola ti dice non ce n'è più. Non si forza la meditazione, non esiste. Che? E ci vuole. È molto significativa la cosa.
Senti, è uscito un bellissimo libro che abbiamo presentato, il tuo ultimo, va bene, ne abbiamo presentati due, uno sul peperoncino e poi uno preziosissimo che troverete ovviamente nell'edicola di Castelbuono. Esatto, allora intanto una giornata io vi inviterei, così scaldiamola questa atmosfera, dato che abbiamo voluto stare al fresco e non stare fuori, ci ringraziate per questo, vero? Vero, e allora ringraziate con un applauso salutando la nostra ospite d'onore, la giornalista Sandra Longinotti, e l'altro ospite d'onore, in questo caso non viene da fuori, ma va spesso fuori, parte da Castelbuono e porta la bontà castelbonese nel mondo, il maestro gelatiere, Salvatore Nasetti. Che ha preparato, come da manifesto e come da comunicati stampa, ha preparato due piccole opere d'arte che degusteremo insieme a lui e entreremo nel tema trattato anche con il palato, non solo con le parole. Sandra, tu scrivi per grandissime testate, sei una food stylist, sei anche una blogger, un blogger particolare, ma soprattutto riesci a interessare quotidianamente milioni di lettori, sei un punto di riferimento da 20 anni, milioni di lettori a quella che è la tua passione. Raccontaci le origini, io sono preso delle tue origini, come nasce la passione? Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Allora, io ho iniziato nella porta della verità, però la passione per il ciclo l'ho sempre avuta, fin da piccolissima, e sembra una cosa un po' banale, però effettivamente è andata proprio così. Quindi quando a un certo punto della mia vita ho avuto occasione di cambiare il mio percorso, ho deciso proprio esclusivamente per il food. E mi sono proprio dedicata esclusivamente al cibo, sia dal punto di vista dell'attualità, scrivo articoli sul cibo, che dal punto di vista della manualità. Io ho scritto migliaia di ricette su Grazia, di La Repubblica, Vanity Fair, Self, ho curato proprio le cucine per tantissimi anni, tantissime testate, sono su Espresso, insomma ho scelto sempre dei giornali che potessero darmi la libertà di esprimermi. Dal punto di vista manuale ho realizzato quello che sono i servizi fotografici di cucina che si trovano su testate. E per tantissimi anni ho avuto anche una rubrica fissa che era una cena veloce su Grazia. Mia madre è grande lettrice. In contemporanea con i servizi di cucina che erano su tutto un pochino più ampio, sono i piedi ovviamente anche con il testato. E niente, ho praticamente un po' cercato di portare quello che era la mia sensibilità nel cibo, nella ricerca. In cui io avevo iniziato a avvicinarmi al peperoncino, si conosceva il ciliegino, il calabrese, qualcosa di più. Però quando poi mi è apparso un peperoncino come di fiore, una trottola, l'altro che sembra una mela, tutto questo mi ha fatto, mi ha incuriosito molto e quindi ho pensato che potesse essere condivisibile, cioè che potesse piacere anche a chi aveva voglia di vedere qualcosa anche sotto altri aspetti. È molto amante del peperoncino. Io, siccome devo fargli un regalo, pomeriggio andrò ad acquistare un libro. Però tu mi devi fare la dedica all'amico Nino Corsello. Va bene? I miei amici sono amici. Mi sto abituando qua ai vostri cani. Chi ti porta intanto? Quello che vuoi. No, è identico all'ex allenatore del Napoli. Lo sa, lui lo sa. Ieri mi chiedi. Fino ai 100 kg, pezzo unico, sto parlando 3, 4, 5 esemplari all'anno, e quando ti vengono, perché non sempre ti vengono, perché è un gioco di ingegneria
fisica e biologia, come può in cottura una massa così enorme in uno stampo d'acciaio rimanere senza che ti crolli 10-15 ore, poi deve essere capovolto, e lì avviene al 90% che ormai a questa età io non li faccio più, li faccio fare ai ragazzi, io scappo proprio. Un miracolo ogni tanto avviene. Stop.